Ciao a tutti. Allora, questa mattina facciamo qualche prova comparativa e voglio capire quale configurazione mi permette di ottenere i massimi risultati col minimo dello sforzo. Ad esempio, io ho qua i miei archi, che sono il mio smart riser, quello nuovo, all'aperto. Al mio allungo, che è questo, il mio allungo a 50 metri, quindi faccio uno sforzo di 36 libbre. Arrivo comodamente a 50, l'anno scorso arrivavo comodamente a 50 metri, ho fatto l'anterefield con questo arco, ho fatto i 50 metri, mi è andato. Poi proveremo a vedere al cronotachigrafo la velocità della freccia. Usiamo sempre la stessa freccia, io sono le frecce che uso nel 3D, sono delle VAP V1 800 con punta da 80 grani. Tutta la freccia pesa 227 grani, quindi useremo la stessa freccia su tutti gli archi. Poi proveremo a montare gli UK al posto dei Win-Win. Gli UK sempre con questo arco, con questa corda, con questa freccia, però gli UK alle dita, vedremo, sono 32 libbre, 4 libbre di meno, 4 libbre di meno, e vedremo cosa succede al cronotachigrafo. Vedremo, per completezza di informazioni, vedremo anche il Donadoni, il picchio testa rossa. Questo al mio allungo, sempre con la freccia da 227 grani. Qui alle dita ho 30 libbre, 30,1, 30 libbre. 30 libbre al mio allungo. Alle dita ho uno sforzo di 30 libbre e vedremo il cronotachigrafo. Questo invece è il riser economico, praticamente un arco scuola che ho usato lo scorso anno con i flettenti sinusoid. Con quest'arco sviluppo 35 libbre, quindi 35 libbre su quest'arco. Quindi cosa faremo? Proveremo lo smart riser con i Win-Win e 36 libbre, lo smart riser UK con 32 libbre, il picchio testa rossa con 30 libbre e il wide feeder con 35 libbre, ma lo vediamo volta per volta. Ok? Ci proviamo? Dai! Allora, accendiamo il nostro strumento, lo settiamo per piedi al secondo, 36 libbre, smart riser, Win-Win e 36 libbre, 209 piedi al secondo, riproviamo. 208, facciamo la media, 210, Win-Win, smart riser, 210 piedi al secondo. Ora proviamo il wide feeder con i flettenti sinusoid, qua sviluppiamo 35 libbre, 215 piedi al secondo. Vabbè, il sinusoide lo sappiamo, non vanno male. 218, 213. Diciamo, facciamo una media di 215. Quindi abbiamo detto Win-Win con 36 libbre, Win-Win 36 libbre, 210 piedi al secondo. Wide feeder con sinusoid, 215 con 35 libbre. 215 piedi al secondo con 35 libbre. Quindi 30 libbre alle dita. E vediamo che succede.
sempre con la nostra freccia da 227 gradi. 206 piedi al secondo con 30 libbre. Ah, ma ne vedremo delle belle. 203, 206, quindi possiamo dire 205 di media, quindi possiamo dire che con il picchio testa rossa abbiamo 30 libbre e 205 piedi al secondo. E lo segniamo. Ora proviamo lo Smart Riser, però li montiamo al posto dei Win 36 libbre effettive al mio allungo, li montiamo gli UK e vediamo cosa succede. Eccoci, abbiamo gli UK e che al mio allungo mi danno 32 libbre. Insomma, vediamo al cronotachigrafo che succede con questi fratelli. Sempre con la stessa freccia, con lo stesso peso di freccia. Siamo sempre piedi al secondo, si è controllato. 201, facciamo una media. 203, 204, 202, facciamo 203 per difetto, 203 di media per difetto, 203, 204 per difetto, e proviamo a segnare, vediamo cosa effettivamente è stato fuori. Allora possiamo ricapitolare velocemente quello che è successo. Abbiamo tirato con i Win MXT con 36 libbre e abbiamo ottenuto 215 piedi al secondo. Abbiamo tirato con i Sinusoide e abbiamo ottenuto 215 piedi al secondo, però con 35 libbre. Quindi diciamo che tra Win 36 libbre e Sinusoide 35 libbre vincono alla grande i Sinusoide. Di sicuro sono molto veloci e vanno molto bene. Dopodiché abbiamo provato il picchio testa rossa con 30 libbre, abbiamo ottenuto 205 piedi al secondo. Poi abbiamo montato UK sullo Smart Riser e abbiamo ottenuto una media di 203 piedi al secondo, ma con 32 libbre. Se noi proviamo a fare un indice velocemente, ma non è altamente scientifico, nel 3D quest'anno voglio utilizzare il picchio testa rossa sia nelle gare Fitargo che nelle gare Fidask. Cosa ne abbiamo scaturito da tutto questo? Niente, non abbiamo scaturito niente. Abbiamo visto e possiamo fare questi test per capire quando è necessario avere più libbre e quando è necessario non averle, quando è inutile avere più libbre. Teniamo sempre conto che il cronotachigrafo ha la sua importanza per uscire dalla freccia, però bisogna fare molta attenzione che le rosate poi si chiudano, cioè che io poi tiro 6 frecce e le 6 frecce vadano tutte insieme e non che ho 250 piedi al secondo ma a 30 metri ho la rosata di un metro, che le frecce se ne vanno dappertutto. Quindi sempre tutto deve essere rapportato ad avere un buon rapporto rosata performance, ok? E anche per quanto riguarda il peso della freccia, anche lì dobbiamo diminuire al massimo il peso, specialmente per quanto riguarda il 3D. Io l'ho fatto, ho trovato le VAP V1800 che mi vanno benissimo nel 3D, però con la punta 80 grani, perché vedo se metto la punta a 70 grani la rosata si apre. A me succede, quindi vi invito comunque a fare delle prove comparative su questo fatto. Buoni risultati, forse bastano anche meno libbre, ma scegliendo i prodotti giusti, ok? Ricordatevi il libro, ricordatevi di iscrivervi al canale, schiacciare sulla campanella e commentate pure, io rispondo sempre a tutti.